Gli attori qui non stanno usando le loro armi correttamente. Con i bastoni, ogni volta che colpisci, poi carichi, colpisci e carichi. Mi chiamo Jamie Yankovitz. Sono la fondatrice della Survival Arts Academy. Usiamo le arti da combattimento indigene delle Filippine, conosciute anche come Kali, Arnis o Escrima. Oggi esamineremo alcuni dei film che hanno reso popolari le arti da combattimento filippine, dalle armi utilizzate a quanto siano realistiche le scene di combattimento. Deve stare molto attento in questa situazione, anche se sono in un ambiente pubblico. Questo è un combattimento ravvicinato. Vediamo loro che si avvicinano di molto l'uno all'altro. E lui che non ha molto tempo per rispondere. Trovo che il movimento fatto dal soldato d'inverno sia un po' appariscente. Non sembra essere molto utile, e non è molto realistico. Più che altro, mi sembra fatto solo per fare effetto. E c'è un momento, in cui la lama sta effettivamente arrivando al soldato d'inverno, proprio lì, nel momento in cui sta cercando di afferrare il braccio da sotto. Noi all'Academy assolutamente sconsigliamo quel tipo di risposta. E il motivo è che la presa, l'impugnatura, del soldato d'inverno è rovescia o ice pick. La lama arriva proprio sul viso, e in questo caso incoraggiamo gli studenti a rispondere portando la lama da questo lato o all'esterno, o provando a portare il braccio da un'altra parte. Tutto ciò ti fa davvero pensare alla tua abilità nell'imparare questo tipo di tecniche. E la verità è che questo dipende da ogni singolo studente. Direi che dipende principalmente dallo stile di combattimento che stai imparando. Dovremmo dare a Capitan America un voto di 5 su 10. Solamente perché non era molto realistico. Per quanto sia emozionante e grandiosa, Uma Thurman mostra dei riflessi direi a dir poco eccezionali. Quasi dei superpoteri. Quello che insegniamo nelle arti di sopravvivenza è il modo in cui uscire da una situazione, cioè facendo un passo avanti di 45 gradi e cercando di stare all'esterno del corpo e dei bordi delle lame. In questa scena, stiamo vedendo Vivica mentre sta cercando di pugnalare il personaggio principale, però senza mai arrivare a colpire in modo fluido e deciso. Il che senza ombra di dubbio renderebbe i suoi movimenti molto più realistici, credibili ed efficaci nel tentativo di uccidere la protagonista, Uma Thurman. Il modo corretto di colpire sarebbe quello di eseguire dei colpi fluidi, sia che tu lo faccia con una lama lunga, con un bastone o con una lama corta. E in questo modo ti muoverai in modo più efficace e inoltre non sprecherai alcun tuo movimento. Quindi, in pratica, quando hai un coltello in mano, devi considerare due prese principali. Per esempio, questa presa dritta semplice, molto comune, basata su questo tipo di movimenti. E infatti vedrete che Vivica qui sta usando proprio questa presa. E poi, per fare un paragone, potete vedere che Uma Thurman sta impugnando il coltello con questo tipo di presa. La ice pick, anch'essa molto efficace. Quindi queste sono due delle migliori e più importanti impugnature per coltelli. Ed è anche fondamentale essere in grado di rispondere. Puoi tenerlo in una mano, passare all'altra mano, oppure passare di nuovo all'altra mano, a seconda della tua agilità. L'idea fondamentale è che in questo modo non resti mai bloccato con quel tipo di movimento o quella stessa presa. Cerchi sempre di capire come rispondere per contrastare il tuo avversario. Perciò la nostra critica ai movimenti di Vivica è che sono un po' esagerati e non del tutto realistici. Vediamo molti movimenti sprecati e molte aperture a causa delle quali anche lei può venire attaccata. Per questo film dovremmo dare un punteggio di 4 su 10, ma resta molto divertente e siamo grandi fan di Kill Bill. All'inizio non ha un'arma e lotta contro qualcuno che ne ha molte, e poi in qualche modo riesce a procurarsene una. È fantastico che sia stato in grado di disarmarlo. Qui possiamo vedere i diversi tipi di armi con cui ci esercitiamo nel Kali. Noi lavoriamo sia con bastoni singoli che con doppi. E in questo film in particolare, vediamo che lavorano con il baton, che è soltanto un'altra forma di lavoro con il bastone. Quindi è consigliabile avere un bastone ed essere in grado di usarlo con dei colpi fluidi e contro più avversari. Possiamo risalire alle radici di questi sistemi a partire dal XII o XV secolo, quando gli spagnoli colonizzarono le Filippine. E molti sistemi risalgono addirittura al 1898,
durante il periodo della colonizzazione americana. In questi periodi, le armi venivano confiscate e vietate dalle forze coloniali. Allora le popolazioni indigene le nascondevano con creatività in modi diversi. Ad esempio, rimuovevano la lama e la sostituivano con un bastone. In questo modo il bastone sostituiva la lama. Ed è proprio per questo che noi ci alleniamo sempre prima con il bastone. Abbiamo anche nascosto i movimenti delle arti di combattimento nella danza. È proprio qui, in questo preciso momento, che Liam Neeson toglie effettivamente il bastone al suo avversario. Lo disarma e poi lo usa. Non vorresti mai finire nel raggio di quell'arma, o chiudere la distanza, a meno che tu non parta direttamente offensivo durante il tuo ingresso. Quando stai pensando di affrontare avversari o aggressori che hanno un'arma, non dovresti mai voltare le spalle a quella persona. Il modo più corretto sarebbe quello di andare direttamente verso l'aggressore in modo offensivo, magari attaccandolo al viso, con una gomitata in faccia. Devi fare tutto ciò che è in tuo potere per danneggiare il tuo avversario, in modo da avvicinarti all'arma e poi disarmarlo. Si può notare chiaramente che Liam si è allenato in diverse arti marziali, sia il Kali che molte altre, e possiamo dirlo vedendo i suoi movimenti. Gli daremo un 7 su 10, ma togliendo alcuni punti a causa degli errori tecnici che abbiamo notato. Il coltello sta arrivando, e Jason sta rispondendo, e poi qui sta parando. Mantiene anche bene il controllo rimanendo vicino all'avversario. In una situazione ravvicinata come questa, ogni singolo movimento, ogni secondo conta. E come puoi vedere dal movimento di Jason Bourne, ogni singolo tocco è offensivo, e questo è molto nello stile del Kali. Questa è la famosa scena, in cui usa una penna. È un oggetto di uso quotidiano che può essere molto pericoloso, e può essere utilizzato proprio come un coltello. Si può usare una chiave, una scarpa, una rivista arrotolata o un giornale. Possono essere armi molto potenti. Cerca in tutti i modi di disfarsi del coltello in quella situazione. Nel Kali avremmo semplicemente rotto il braccio, o saremmo andati un po' di più verso l'esterno. Ecco, proprio lì, c'è un impercettibile errore, o imbroglio di ripresa, proprio qui. Vediamo che effettivamente l'avversario sferra un gancio sinistro, ma Jason, improvvisamente, invece afferra, e cerca di disarmare, il suo braccio destro. Quindi, per The Bourne Identity, per la sua fantastica scena di combattimento, probabilmente gli daremmo un punteggio di 9 su 10. Gli togliamo solo un punto, a causa dell'errore che abbiamo scovato. Vediamo che Ilsa, la donna che sta combattendo, viene ferita, e poi viene ferito anche l'uomo, ma continuano ancora a combattere, anche se vengono colpiti in diverse parti del braccio e della schiena. Alcuni degli attacchi col coltello che arrivano sembrano un po' sprecati. Un combattente allenato, o qualcuno che è addestrato nelle arti, sarebbe più consapevole del fatto che bisogna attaccare maggiormente le zone vitali. Quindi, colpire al collo o alle arterie, dare alcuni colpi mortali. Invece che soltanto affondare la lama in punti casuali che comunque non impediranno all'avversario di attaccare. Il nostro obiettivo sarebbe quello di muoverci all'esterno per poter in questo modo afferrare la mano che impugna il coltello, o in qualche modo aggirarla e dare un colpo alla nuca. Quest'area intorno al collo, o meglio l'intera area del collo, è molto vulnerabile, è considerata letale. Ecco perché insegniamo ad esempio a tenere le mani in alto, in modo da proteggere il collo, e ad avere gli occhi e le mani in continuo movimento, tenendoli a disposizione. Così che se ti attaccano, poi sei in grado di muoverti, e puoi usare i gomiti e tutto il resto delle parti del tuo corpo che possono essere utilizzate come armi. Ma sinceramente la tecnica che è stata dimostrata qui non è nulla del genere. Allora, qui ci sono due momenti in cui Ilsa letteralmente si arrampica sul suo avversario. C'è un primo momento in cui lei fa leva col piede sulla sua gamba, in modo da colpirlo dall'altra parte. E poi un secondo in cui lo fa di nuovo, ma in una forma più esagerata, per la sua uccisione finale. E infine, nuovamente si arrampica fino in cima. Eccolo qui, utilizza la gamba per sollevarsi sino in cima. Sembra che abbiamo proprio molto tempo qui, e in più la persona tiene in mano una lama ma non la usa. Si sono visti alcuni colpi che tecnicamente erano mortali, quindi in realtà sarebbe già morto. Ho visto un coltello colpire al collo, ma poi all'improvviso sono stati in grado di fare marcia indietro per creare spazio ed entrare di nuovo in combattimento. Direi che potremmo dare un punteggio di 6 su 10, solo perché è affascinante vedere una donna combattere con una tale forza, ma allo stesso tempo non sembra poi tanto realistico.
Questa scena è fantastica. In questa sola clip si può vedere molta tecnica, c'è molta intraprendenza, ed è mostrata chiaramente, si nota la formazione sul Kali, e nel film, vediamo molte somiglianze con quello che insegniamo. Allora, abbiamo visto, che lui prende un piccolo oggetto qualsiasi, usato per l'igiene personale. E può essere molto letale, se usato nel modo giusto, specialmente se impugnato nel modo in cui l'ha impugnato lui. Adopera una presa classica, esattamente come questa, la Ice Pick, e pugnala il suo avversario con quell'arma. Molto efficace. Penso che una delle cose che contraddistingue le arti di combattimento filippine dalle altre sia il gioco di piedi e la posizione del corpo. Molte delle arti marziali sono generalmente lineari, come ad esempio il karate, in cui ci si muove più o meno in questo modo. Ma nello stile da combattimento filippino, il nostro movimento è sempre basato sul triangolo o su un movimento di tipo triangolare. Quindi il nostro lavoro di piedi riflette questa forma nel fare un passo laterale o un passo di 45 gradi, che Craig dimostra di conoscere. In conclusione, per l'efficacia della tecnica e dei movimenti, Quantum of Solace riceve un 8 su 10. Questa è una scena fantastica, la adoro. Dico che è fantastica, specialmente e soprattutto perché dà credito alla cultura filippina da cui proviene questo pugnale. Questo è il balisong, un altro nome per il coltello a farfalla, che ha avuto origine qui, nelle Filippine. In realtà proviene da una regione del Luzon, chiamata Batangas, ed è detto a farfalla per il modo in cui si apre, proprio come le ali di una farfalla, e presenta lame a doppio taglio su ogni lato, per cui è molto pericoloso. Questo è qualcosa che si apprende quando si comincia ad imparare il balisong, ovvero come si apre e si chiude. È molto entusiasmante e divertente. Ci sono dei momenti nella scena in cui usa la lama per picchiettare o colpire il corpo. Questo è decisamente realistico. Smaller caliber version of what design? Eugene Stoner's Ayrton, okay. Il Kali è per tutti. È particolarmente utile in situazioni di sopravvivenza, specialmente per il modo in cui siamo in grado di rispondere all'attacco di un'arma anche senza averne una. È utile soprattutto alle donne e ai bambini, o comunque alle persone più piccole, per proteggersi da un aggressore più grande. Il nostro sistema familiare si chiama Pekiti Tirsia Kali ed è originario delle Visayas occidentali delle Filippine. Questa cultura legata ai coltelli protegge la famiglia dal 1898 e le sue radici risalgono a più di 2000 anni fa. Sicuramente daremo a questo un 9 su 10, perché ci è piaciuta molto la tecnica eseguita da Chloe. Ma vorremmo solamente vedere un po' più di offensiva con il coltello stesso. Abbiamo una persona che adopera la presa dritta e l'altra che utilizza quella che sembra una karambit, ovvero una presa posteriore, al contrario rispetto alla direzione della lama. Quando ti avvicini di molto all'arma, questa diventa inutilizzabile, e a volte è proprio questo il punto. Ad esempio, in certi casi si rivela necessario arrivare alla mano dell'arma, o avvicinarsi in modo offensivo, per poi prenderne il controllo. Oppure devi trovare un modo per distrarre e sconvolgere i sensi dell'avversario in altri modi, al fine di uscire da quella situazione. Questa che vediamo qui è una situazione molto intensa, e senza dubbio una lotta molto serrata. Ma anche molto interessante. La forza e le dimensioni non contano quando si tratta di coltelli. La lama qui riesce ad equilibrare tutto, perché l'altra persona che combatte può essere più piccola o non altrettanto forte. Ma questo non significa che non sia efficace quando si utilizza un coltello come arma. Si possono sempre dare gomitate, usare i gomiti come arma. Dunque vediamo che afferra, colpisce con una ginocchiata e alla testa, quando potrebbe semplicemente limitarsi a tagliare quella mano che si ritrova tra le sue. Quello era, tecnicamente, un momento che definiremmo non molto realistico. È stato sicuramente esagerato per la telecamera. C'è un grande avanti e indietro, e stanno allargando il combattimento dove non ce n'è proprio bisogno. Di solito in un film si vede una distruzione totale, caos, danni collaterali e omicidi collaterali. Ma in questo caso si fermano, aspettano che tutti passino, e poi ricominciano. Direi che è piuttosto divertente. Darei un 7 su 10, perché hanno fatto un ottimo lavoro con le impugnature. Ma tecnicamente parlando, ci sono stati alcuni errori che abbiamo notato che hanno reso la scena di lotta un po' troppo lunga rispetto al necessario. Okay.
Per questo film, vediamo subito un addestramento molto familiare delle arti marziali filippine con il doppio bastone. Quello che vediamo è una delle prime cose, o comunque di quelle che si imparano all'inizio, quando si apprende come utilizzare il doppio bastone come arma. È senza ombra di dubbio un ottimo esercizio, che spesso chiamiamo Upper Six o Even Six, ma gli attori qui non stanno usando le loro armi correttamente. Perciò, tutto questo, di certo non lo vedresti durante un vero allenamento di arti marziali filippine. Con i bastoni, ogni volta che colpisci, poi carichi. Quindi, l'idea è quella di portare sempre indietro il bastone, prima di colpire di nuovo. Qui è l'angolazione della ripresa, che ci sta un po' imbrogliando. Questo particolare esercizio viene eseguito facendo un sacco di lavoro di gambe. Ci vedresti muovere con un doppio bastone e spostarci avanti e indietro passando da un piede all'altro. E poi, soprattutto, gireremmo in cerchio, ovviamente. A prima vista, si potrebbe pensare che effettivamente si stanno muovendo in cerchio, ma guardando attentamente, ci si rende conto che gli attori in realtà non stanno lavorando di gambe, e che è la telecamera che si muove in circolo. Durante l'esercizio, vediamo che uno dei ragazzi colpisce l'altro. Ma in realtà, se tu stessi eseguendo l'esercizio correttamente, non verresti mai colpito. Questa è un'altra cosa che abbiamo notato. Non sembra molto realistico, perché si sono fermati. Perché mai l'hanno fatto? Per il realismo, gli darei un punteggio di 4 su 10. È uno dei più grandi film, e dimostra sicuramente che è stato fatto un grande lavoro sul Kali. Voglio dire, Denzel in questa scena sta usando una lama lunga e sta combattendo anche contro più avversari. Usa moltissimi tipi diversi difendenti, dei movimenti circolari, colpi laterali e sta attaccando. A un certo punto si può vedere che abbassa anche la lama e poi la riporta verso l'esterno. Questa è davvero una grande dimostrazione dell'ampio allenamento di Kali che è stato fatto prima di girare il film. So che Denzel si è allenato con Jeff Imada alla Danino Santo Academy di Los Angeles per sviluppare queste abilità. Imada lavora proprio alla Danino Santo Academy, dove anche noi ci siamo allenati con il nostro gran maestro, che abbiamo avuto il piacere di conoscere. Qui si parla di grandi coreografi classici. Sta contrastando ogni singolo attacco che gli viene sferrato. La mentalità nel Kali prevede che invece di muoverti cercando di inseguire gli avversari, rimani in un posto e aspetti che l'attacco arrivi da te. Ed essendo in grado di muovere i piedi e la lama in modo efficace, sei anche in grado di rispondere in modo molto efficace. Questo è senz'altro un ottimo esempio che dimostra che non occorre esagerare, ma che basta fare molto in quell'unico spazio in cui si è confinati. Quest'arma, che sembra molto ad un macete, da noi nelle Filippine viene chiamata bolo, ed è considerato un tipo di coltello di uso quotidiano, che normalmente viene utilizzato per tagliare la canna da zucchero, oppure viene adoperato nell'agricoltura o nella pesca, o ancora, per costruire una casa. Sembra solamente un oggetto quotidiano qualsiasi, ma il modo in cui si utilizza e la sua lunghezza. Ha in effetti una lama piuttosto lunga, infatti viene considerata un'arma a lungo raggio e per questo motivo può rivelarsi molto efficace nel combattimento contro più avversari. E c'è anche una scena all'inizio del film dove mentre lui si trova su una pattuglia autostradale qualcuno cerca di attaccarlo e si vede che lui reagisce tagliandogli la mano con un unico, rapido movimento. Questo è il tipo di movimento che siamo addestrati a sviluppare. Dobbiamo dargli un 10 su 10. Tecnica eccellente, grande esecuzione. Adoro Lucy Liu. Lei arriva sempre con forza e sicurezza, e non ha solamente una, ma ben due armi a sua disposizione. Ed è proprio per questo che posso dire che si vedono un sacco di movimenti entusiasmanti. Sta attaccando su diversi piani, in alto, in basso, quindi braccia, testa e piedi. È una scena fantastica, ed è un chiaro esempio di come una doppia arma possa essere usata contro più avversari, specialmente considerando la distanza che lei mantiene da loro. L'unica cosa da segnalare in questa scena è il fatto che ognuna di queste persone è imbottita dalla testa ai piedi da, direi, una tonnellata di equipaggiamento. Dubito fortemente che quei bastoni farebbero molti danni a questi uomini addestrati, e soprattutto equipaggiati con quel tipo di attrezzatura. E anche il fatto che tutte quante le persone che stanno combattendo contro di lei hanno un'arma importante,
Cioè, hanno una pistola e non la usano? Le stanno semplicemente buttando a terra e nessuno nemmeno le raccoglie. Allo stesso tempo, lei sta utilizzando ben due armi. Allarga le braccia e si muove in cerchio. Questo è veramente molto efficace. È il tipo di cose che insegniamo per essere in grado di destreggiarsi da un avversario all'altro, colpendo più persone allo stesso tempo. Ha un buon raggio di azione con le armi. Le carica, le riporta sul corpo e colpisce di nuovo. Poi fa degli attacchi multipli contro l'ultima persona, oltre a molti movimenti circolari. Per il realismo gli daremo 6 su 10, solo perché pensiamo che lui si stia facendo davvero un ottimo lavoro. Ma non sembra proprio realistico, se paragonato a quello dei suoi avversari.